Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Siamo di nuovo qui con le nuove offerte di PlayStation 4 e 5 valide fino al 14 ottobre. Poi supponiamo che le prossime offerte siano quelle di Halloween. Sì, però dovrebbero arrivare tra non tanto tempo, pensiamo massimo una settimana, vediamo. Comunque, queste offerte abbiamo giochi di successo tradotto in giochi successo, no, però quello vale solo per Switch. E abbiamo anche giochi a meno di 15 euro, ma andiamo con ordine, con giochi di successo. Farmia fino al 70%. E vediamo se è vero. Allora, qui abbiamo Mortal Kombat 11, che costa solo 17,50€ con upgrade gratuito a PS5. E secondo me questo, più che il fatto del plus con Mortal Kombat 10, meglio comprare questo se volete giocare a Mortal Kombat, sicuramente è meglio per tutto. Poi vabbè, The Last of Us 2 a 26€ consigliato. Sì, questo sicuramente, anche perché ci sono rumor praticamente certi di una modalità online in sviluppo, quindi è immaginabile che arriverà la Director Cut con la modalità online e l'aggiornamento a PS5. Quindi se comprate questa, poi pagate il 10€ che vi chiede di pizzo e potete giocarlo. Cyberpunk 2077, 33,49€. Come prezzo è basso, però fisico l'abbiamo visto anche a 20€. Diciamo, loro ora vogliono guadagnare per riprendersi un po' delle fregature, anche perché da poco è tornato sul PlayStation Store, però ormai è roba vecchia, lasciate stare. Andiamo avanti, abbiamo Returnal a 59,99€. Vabbè, tu sei ancora in quella filosofia di quei vecchi, sapete, quei vecchi incazzosi che dicono no, io non lo voglio pagare tanto, perché ancora non ha accettato che le esclusive PlayStation costano 80€, quindi dice è inaccettabile, è solo uno sconto misero, però lo sconto in realtà è del 25%, però vabbè, per te è inaccettabile. Ufficialmente per chi cerca Returnal è uno sconto buono, per noi, a me personalmente non interessa, quindi aspetterò un calo sui 20€, o meglio che lo regalano col plus. Resident Evil 3 Remake 19,79€, ormai questo è sempre il prezzo fisso in cui va in offerta. E ancora pensa al fatto che noi l'abbiamo preso, diciamo, in sostanza a 50€ e non l'abbiamo ancora giocato. Vabbè, però ce l'hanno regalato, quindi è giustificato. Poi Assassin's Creed Odyssey 17,49€, non include niente la versione standard, però per me merita, quindi anche così va bene, il prezzo non è né basso né alto. One Piece 4 19,59€, vediamo che ha perso un altro euro dai 20,39€ che stava. Beh, non ci siamo ancora. Sackboy, una grande avventura a 44,79€. No vabbè, è ancora troppo alto, considerando che il gioco adesso fa un anno. Per quanto è bellissimo il gioco, però ormai aspettate un calo di prezzo un po' più drastico, così. Tipo 30€. Cuphead 15€, come detto, ormai noi aspettiamo il prezzo di 10€, fin quando non ce lo danno a quel prezzo non ce lo compriamo. Vabbè, Just Dance 2021 20€, un prezzo carissimo, e poi sta per uscire il 22, quindi non vedo perché comprare il 21. Vabbè, Outrider ormai ha prezzo fisso di 40€, e no vabbè, noi non ci ha proprio convinto la demo, e avendolo gratis su Game Pass non l'abbiamo neanche voluto giocare, quindi immaginate. Poi Bloodborne, la GOTY, che include anche il DLC, 15,74€, è un buon prezzo questo, lo posso consigliare perché il DLC non l'ho finito, però l'avevo iniziato, rispetto al gioco che invece l'ho finito. Comunque è bello. Poi un'offertona, questa è proprio una super offerta, Assassin's Creed 4 a 5€. Ma questo dovremmo comprare, no, quasi. No, questo è vero che è la versione PlayStation X, però di solito sono a 10€. Sì, e poi vabbè, essendo digitale la sofferenza c'è, però comunque tu non te ne accorgi, capito? Assassin's Creed 3, questo sta a 14€ con prezzo basso, dovrebbe includere anche Liberation, perché è una sorta di collection, però conviene sempre comprare il Season Pass di Odyssey e di averlo quindi incluso lì. Little Nightmare 2, 20,09€. Allora, questo è appena cioè lo sconto è minimo. Però questo merita tantissimo ed è uscito anche quest'anno, quindi noi lo consigliamo. Sì, questo assolutamente, se non lo comprate proprio fate schifo. Poi Batman Return to Arkham, questo dovrebbe essere la collection dei primi due, 15€ è un buon prezzo, anche se è molto fisso, è sempre stesso prezzo qua. Dreams 16€, bene, l'abbiamo pagato 30€,
Però 16 euro diciamo ci può stare, anche se questo, come detto, è il gioco che in teoria giocare a tutto il mondo qui sopra. In pratica ci giocate per un paio di giorni e poi dopo che vi siete tolti lo sfizio non ci giocate mai più. Anche perché poi è molto difficile creare i propri videogiochi, quindi almeno noi ci scocciamo. Sì, ho fatto giusto un livello, però non l'ho neanche completato. Poi Assassin's Creed Rogue Remastered, questo è un gioco di Assassin's Creed che in pochi conoscono, visto che è uscito nel mezzo tra PS3 e PS4. Però lo consiglio perché ha una bella storia, vi mette per la prima volta nei panni di un templare e poi mi sembra scopre la via dell'assassino. Comunque, è interessante. E il finale è anche sconvolgente e si collega a Unity. 9 euro, un ottimo prezzo. Andando avanti, abbiamo Assassin's Creed Valhalla, la Gold Edition, che include anche il Season Pass. Ma questa è quella che abbiamo noi. Sì, è uguale, l'hanno pubblicata 2 volte perché da quando hanno fatto questa revisione PS5 e PS4 non ci capiscono più niente neanche loro. Però questa include anche il Season Pass, che normalmente costa 100 euro. E conviene questo, un'ottima offerta. 70 euro il gioco, 30 euro Season Pass 40. Considerando che il gioco sta venendo ancora aggiornato, eh. La collection di Crash Team Racing e Spyro Trilogy, 28 euro. Beh, come prezzo alla fine ci sta, eh. Considerando che uno solo dei due vale 30 euro. Vabbè, però non capisco il senso, se perché mettere queste. Perché Spyro comunque gareggia in Team Racing. Ah, hai ragione, Quindi sì. c'è una sorta di collegamento così. L'ombra della guerra a 12,80 euro. Beh, questo non l'ho giocato, quindi non mi posso esprimere. Ho giocato il primo che mi era piaciuto molto. Ah, questo è proprio un'offertona, perché abbiamo Catherine Full Body, che è un remake del gioco uscito su PS3. E qua hanno aggiunto proprio un sacco di cose, hanno modificato anche la storia con nuovi personaggi e roba varia. L'hanno semplificato. Sì, adesso mentre quello era molto difficile, adatto a pochi, questo è facilissimo, adatto a tutti, anche perché c'è un sistema che vi permette di completare i livelli senza giocare. Cioè, tipo, metti completa e si completa. Se non ce la fate. Poi abbiamo Overcooked 2, discorso di Overcooked ve lo facciamo una volta ogni video per forza. Ignorate queste qua, Gourmet Edition, quello che vogliono loro, ma pensate solo all'All You Can Eat, che include il primo, il 2 e tutti i DLC. Yooka-Laylee. Vabbè, in pratica sarebbe il primo e il secondo. A 11,24 euro, questa è un'offerta da approfittare. Sì. Ash of Gods Redemption a soli 6 euro è uno strategico un po' tipo Triangle Strategy che deve uscire su Switch, non so se l'avete visto. Comunque tipo scacchiera, molto carino come gioco, consigliato per un prezzo poi così minimo. Mentre Nioh, il primo Nioh di PlayStation It's, prezzo fisso di 9,99 PlayStation It's. Shenmue 3 gioco completo e Season Pass a 6 euro l'uno, quindi con 12 euro prendete sia il gioco che il Season Pass. Ovviamente anche solo il gioco già offre un'esperienza più che soddisfacente. Noi questo probabilmente ne approfitteremo perché è proprio un prezzo stracciato. Passiamo adesso ai giochi a meno di 15 euro. I giochi successo sono finiti. E poi i giochi di successo non è che ce l'hanno chissà quanti successi. Vediamo, giochi a meno di 15 euro c'è molta più roba. Soprattutto Cyberpunk. Vabbè, infatti quella se non era una presa in giro, eh. Poi abbiamo, allora, qui God of War a 10 euro. Sì, consigliato. Anche se il prezzo fisso di PlayStation It's. A Way Out a 9 euro. Bellissimo, consigliato da giocare in coop con un amico o quel che sia, compagno, quel che sia. Però giocabile solo in coppa, attenzione, quindi in singolo non lo potete giocare. Little Big Planet 3, 10 euro, sempre Sì. prezzo di PlayStation It's. Quindi consigliato, però non è un'offerta imperdibile. La serie completa di Life is Strange 2 a 12,78 euro. Consigliato. Questo è molto, vabbè, non dico che è bellissimo, però è un buon Life is Strange. Cioè, a chi piace, a chi fa schifo, però se l'è cavata. Arrival 2, 5 euro. Però c'è sempre il solito pacchetto a 8 euro con incluso pure il primo. È qui anche presente? No, mi sembra di no. Vabbè, quindi se magari avete solo il primo, questo è giocabile anche in coop, molto carino. Plants vs Zombie Battle for Neighborville a 9 euro. Beh, noi l'abbiamo preso col plus gratis ed è incluso anche su EA Play. Però se proprio lo state desiderando, però forse 9 euro è un po' troppo caro. No, vabbè, no. 5 euro più giusto. Infamous Second Son, prezzo PlayStation It's 10 euro. Poi vabbè, sempre Resident Evil, prezzo fisso in offerta 8 euro. Sempre
6, 4 e 5. Burnout Paradise Remastered 6€, un gioco di macchine molto divertente e consigliato. Yakuza 0, 9€. Poi non è male, 9€. PlayStation Hits sempre però. Ah, questa è un'ottima offerta. Il bundle di Prototype 1 e 2 a soli 7,50€. Ah, sì, questa è proprio ottima. È un... Vabbè, sono due giochi open world molto carini. Un misto un po' tra un Infamous e uno Spider-Man, diciamo. Lo stile è quello. Però sono tipo infetti. Un po' tipo le infezioni di Resident Evil, va? Ah, Proprio che cacciano sti bracci mostruosi. Overcooked, stesso discorso. però costa solo 3,19€. Kingdom Come Deliverance, 7,50€. Questo te lo dovresti giocare assolutamente. Io l'ho giocato su PC tempo fa. Devo dire che Questo però è lo sconto valido solo per i è... possessori Beh, di sì, beh, sta PlayStation scritto. Plus. Però comunque dico, questo è un gioco pieno di bug che quindi ti fa anche ridere. Però il gioco in sé è veramente bello perché comunque riesci a coinvolgerti. Ti ritrovi comunque. È un bel gioco, l'ho detto. Ti fa un po' bestemmiare che a volte muori per colpa dei bug. Però se lo prendi con filosofia e con risata diventa un gran bel gioco. Yakuza Kiwami 2 è solo Ah, 7€. consigliatissimo. No, questo è il primo di Garden È Warfare. vero, sì, che costa solo 4 euro invece di 20, sempre Sì, consigliato. questo è un ottimo prezzo. Anche se per chi ama Star Wars Battlefront, questo 4€ pure un prezzo basso, se proprio siete appassionati. The Poi vabbè, sempre Yakuza 6, 9 euro, consigliato. Order è troppo caro, 14€, quindi sconsigliato, anche perché il gioco dura veramente poco, tipo quando era 3-4 ore Sì. scarse. E inoltre a noi non è neanche piaciuto più di tanto perché ci è sembrato una cozzaglia di roba. E poi proprio quando sta per diventare, ok, sta diventando un bel gioco, finisce, quindi vi lascio un po' smorzati. Erika, 5€. Vabbè, sì, consigliato. È un'avventura cinematografica, dovete fare le scelte. Dura solo un'oretta il gioco, però ha diversi finali, quindi lo potete rigiocare. E Knack, che è un platform accettabile, 8€. Poi, consigliatissimo, Alex Kidd in Miracle World DX, il remake dell'originale Alex Kidd, a soli 14€. Se non avevamo comprato la Collector, l'avremmo comprata all'istante. A questo prezzo poi è proprio regalato, no? È vero che il gioco dura un'oretta, poco più, però è veramente molto bello. Zakiwami a soli 8 euro. Questo in pratica è il remake del primo Yakuza, come il Kiwami 2. Segnaliamo che sono sempre solo in inglese. Non posso poi comunque non soffermarmi sul fatto che chi fa questa offerta ha qualche dubbio proprio di, secondo me non conosce nemmeno i giochi che sta scontando, perché non puoi mettere 1 e 2 a 7,50 euro e solo il 2 a 8€, perché passi per scemo, sinceramente. Truffa. Poi abbiamo questo cos'è? No, gli episodi. Episodi sfusi, no, la scemenza. Sconsigliamo Beyond Due Anime e Heavy Rain, che in questo momento costano 15€ l'uno in offerta, però di solito vanno a 16€ entrambi. Ci prende il pacchetto con entrambi, quindi evitate adesso. C'è anche Prototype 1 a 6 euro. Vabbè, però questo Cioè, lo almeno... giuro. No, vabbè, è proprio una truffa. Almeno questo però è costa di meno di 7,50, quindi può catturare qualcuno, ma quello costa pure di più. Vabbè, Acting Time, sempre questo prezzo di 15 euro, mi sembra un po' troppo esagerato. No, 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 troppo alto. Questo 7€, va. Persona 5 edizione standard, non la Royal, quindi non c'è la lingua italiana. E costa 15€, un prezzo carissimo, considerando che è incluso anche nella Plus Collection di PlayStation 5. Vabbè, Grease, che volevo provare sul Game Pass e l'hanno tolto. Però vabbè, 7 euro, diciamo ci sta, dai. Il gioco della Volpe, questo noi l'abbiamo pagato 8€, non so come mai adesso costa di più. Sarà Perché questo lento. è l'aggiornamento a PS5. Ah, ok, allora è per questo, perché sono versioni staccate. Allora il prezzo è buono. Questo Evil Inside invece è stato sponsorizzato dai vari siti come il degno erede di PT, quello di Kojima. Però poi quando è uscito in verità si è rivelato essere proprio una schifezza, quindi non compratelo assolutamente a questo prezzo, aspettate che cala tipo a 2-3€. Bioshock Infinite, ogni tanto ci provano questi qua, perché mi mettono il gioco a 15€ in offerta. Però come detto, a parte che sono sul PlayStation Now, tutti e tre, ma la collection che include 1, 2 e 3 con tutti i DLC costa appunto 15€, quindi evitate. Ah, questo però è The Goat Simulator, Ah sì, 6 infatti con... Vabbè, 6€ con tutte le espansioni della capra. sì, consigliato.
Non vi aspettate chissà che giocone, più che altro per ridere. Vabbè, no, aspettate di tutto perché è tutto questo gioco. Poi World of Final Fantasy, questo è un po' un prezzo, è 9,99. Quello con versione tipo cibi più o meno. Là. Abbiamo Agony a 3€ che noi ancora non abbiamo avuto il coraggio di provare, visto? Non vogliamo vivere questa agonia. Tutti ne parlano proprio in un modo fantastico, quindi abbiamo un po' paura. Ah, poi c'è questo qui, questo di questa ragazza e questo ragazzo che gioca in coop. È un platform. Degrees of Separation, la ragazza al potere del fuoco, il ragazzo al potere del ghiaccio. Penso sia un tipo Unravel 2, bisogna collaborare con i vari poteri per andare avanti. Questo è interessante, però noi l'abbiamo comprato su Switch a 1€. Fat Princess Adventures a 7,49€. Consigliatissimo, però lo trovate pure sul Now. Sì, infatti noi l'abbiamo giocato proprio sul Now. Questa è un'avventura che potete giocare sia in coop locale che online. Ci sono anche altre modalità. È un tipo gioco di ruolo. Sì, è tipo un Dragon Age, voglio dire. Dragon Age fatto tipo cartunoso. Ed è molto carino in verità questo. La difficoltà pure è È tipo interessante. un umorismo un po' volgare. Altro gioco consigliatissimo è 1111 Memories Retold, che costa solo 4€. Questo è consigliatissimo. Dura un po' poco. Dura tipo 2 o 3 ore. Però sono molto intense come ore. Sì, è comunque pure abbastanza emozionante, cioè molto emozionante, vi coinvolge. Diciamo, questo mi ha ricordato in parte A Way Out, se non per il fatto che questo non si gioca in coop, ma si gioca in singolo, passando da un personaggio all'altro, devi fare gli avvenimenti di uno e poi dell'altro. Sono finite qui le offerte, vogliamo consigliarvi, prima di chiudere, anche la Special Edition di Skyrim, Ah, sì, consigliatissima a 15 euro. che include tutti i DLC, oltre che Se già non l'avete Skyrim. ancora giocato, giocatevi Skyrim. No, vabbè, no, in realtà però non giocatevelo, eh. Però no, perché il mio consiglio è proprio questo, di comprarla, però di non giocarla, ma aspettate novembre perché uscirà Ah, l'upgrade sì. next gen, che con questa versione vi danno l'upgrade gratuito e lì, oltre ad avere una grafica migliorata, meccaniche più wow, c'è anche la possibilità di aggiungere le mod, quindi Ah, là diventa... con loro lo dobbiamo fare, dobbiamo portare tipo in live una storia. Sì, la mod porno, però dobbiamo Oh. portare. Comunque, allora, vabbè, penso ci sia. Comunque, queste sono le offerte valide tutte, a parte Skyrim fino al 7 ottobre, gli altri sono valide fino al 14 ottobre. E ricordiamo che per ancora pochi giorni sono valide anche le offerte a tutto il Giappone. La Tokyo Game Show. Quindi che trovate già un altro video offerte, vi mettiamo qui in scheda. Grazie mille a tutti, come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!